Sono stati assegnati i premi nell'ambito di Visionaria, 30 progetti presentati e la giuria al Palabecci di Pescara ha conferito i riconoscimenti all'interno del Festival dell'Innovazione della Camera di Commercio Chieti Pescara. Migliore idea di impresa Alessandro e Luca Monaco, migliore Start Cup e premio Visionaria. Percorso di accompagnamento sprint aspiranti imprenditori premio Visionaria, beh, una bella soddisfazione. Assolutamente sì, ci puntavamo e fortunatamente siamo stati premiati. La vostra impresa in cosa consiste? Stiamo progettando un sistema per il riciclo automatico dei RAE, che sono i rifiuti a dispositivo elettronico. Ma l'innovazione in realtà è un po' il sale delle start-up, perché questi progetti servono proprio a portare un'innovazione sul mercato, che poi è un miglioramento economico e si spera anche etico che possa avere delle ricadute sulla società, posti di lavoro, ricchezza per tutto il territorio. Simone e Valerio, il team di Mario, vi siete aggiudicati la migliore start-up, con cosa? Con un carrello servoassistito con cui facilitiamo il movimento di carichi pesanti, il trasporto di carichi pesanti tramite dei motori e dei sensori posti sul manubrio, facilitando così lo spostamento di esso. Hai vinto il premio Visionaria, Andrea Farina, per cosa? La nostra startup sia stata premiata perché è vicina ai temi sensibili di sostenibilità, quindi noi abbiamo prodotto una bioplastica dagli scarti di lavorazione del pesce completamente idrosolubile.